Preparatevi, cari italiani. Sta per arrivare qualcosa di straordinario sui vostri schermi. Un nuovo detective sta per arrivare sui vostri schermi, pronto a catturare la vostra attenzione e a portarvi in un mondo di misteri e avventure. E non è solo un detective qualunque, ma uno che porta con sé tutto il fascino e la bellezza di Atene, una città ricca di storia e cultura. Kostas, l'attesissima serie TV, tratta dagli acclamati romanzi di Petros Markaris, arriverà presto su Rai 1. Questa serie promette di essere un adattamento fedele e avvincente dei libri che hanno conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Preparatevi a un viaggio emozionante tra le strade di Atene, ricco di intrighi, umorismo e l'irresistibile fascino della cultura greca. Ogni episodio vi porterà più a fondo nel cuore pulsante della città, tra mercati tradizionali, strade affollate e angoli nascosti pieni di segreti. Kostas si preannuncia come uno spettacolo avvincente sia per gli appassionati del genere poliziesco che per i neofiti. Con trame intricate e personaggi ben sviluppati, la serie terrà gli spettatori incollati allo schermo, episodio dopo episodio. Con un cast stellare, guidato dai talentuosi Stefano Fresi e Francesca Inaudi, la serie promette interpretazioni memorabili e coinvolgenti. Gli attori hanno lavorato duramente per portare in vita i personaggi amati dai lettori, offrendo performance che non deluderanno. La serie trasporterà gli spettatori nel cuore della Grecia, con riprese mozzafiato che mostrano la bellezza del paesaggio greco. Ogni scena è stata girata con cura per catturare l'essenza del luogo e trasmettere l'atmosfera unica di Atene. Dove la storia antica incontra il crimine moderno, Kostas vi porterà in un viaggio attraverso i secoli, esplorando come il passato e il presente si intrecciano in modi sorprendenti. Le antiche rovine e i moderni grattacieli di Atene fanno da sfondo perfetto per le avventure del nostro detective. Preparatevi a conoscere Kostas Charitos, un detective con un approccio unico alla risoluzione dei casi. Con la sua intelligenza acuta e il suo stile inconfondibile, Kostas si distingue nel panorama dei detective televisivi, offrendo un mix di intuizione, esperienza e un tocco di umorismo che lo rende davvero speciale. Non perdete l'occasione di seguire le sue indagini e di immergervi nel mondo affascinante di Kostas. Stefano Fresi veste i panni di Kostas Charitos, un detective dalla mente acuta e perspicace, e con la tendenza a cacciarsi in situazioni comiche e buffe. Kostas non è il tipico detective cupo e solitario. Ama il buon cibo, la sua famiglia e la sua città, anche quando lo fa impazzire. È un uomo di contraddizioni, un brillante investigatore con la tendenza a saltare alle conclusioni, un marito affettuoso che a volte fatica a capire sua moglie, è un ateniese orgoglioso che spesso si ritrova intrappolato nel caos della città. Kostas è un personaggio a cui non si può fare a meno di affezionarsi, anche quando complica le cose più del necessario. Francesca Inaudi brilla nel ruolo di Adriana, la moglie di Kostas. Con la sua presenza magnetica e il suo talento naturale, Francesca riesce a dare vita a un personaggio complesso e affascinante. Indipendente, intelligente e con un'ironia pungente che tiene Kostas sulla corda, Adriana è una donna che sa quello che vuole e non ha paura di esprimere le sue opinioni. La sua intelligenza acuta e il suo spirito vivace la rendono una figura centrale nella serie. Adriana è molto più della semplice moglie del detective. È una donna con una carriera di successo, che riesce a bilanciare la sua vita professionale con quella personale in modo impeccabile.
La sua determinazione e la sua forza interiore sono evidenti in ogni scena. È una professionista di successo con le sue opinioni e un talento particolare nel smascherare i goffi tentativi di inganno di Costas. La sua capacità di vedere oltre le apparenze e di capire le vere intenzioni delle persone la rende un'alleata preziosa per Costas, sia nella vita personale che professionale. La loro dinamica è uno dei punti di forza della serie, che porta umorismo e calore. Le loro interazioni sono piene di momenti divertenti e toccanti, che mostrano la profondità del loro legame. La chimica tra Francesca Einaudi e il suo co-protagonista è palpabile, rendendo ogni scena in cui appaiono insieme un piacere da guardare. Potrebbero non capirsi sempre, ma il loro amore e il loro rispetto sono evidenti in ogni interazione. Anche nei momenti di tensione, c'è sempre un sottotono di affetto e comprensione che rende il loro rapporto realistico e toccante. Adriana sfida Costas, lo sostiene e lo tiene con i piedi per terra. La sua presenza è un costante promemoria per Costas di ciò che è veramente importante nella vita. La sua capacità di sfidarlo e di sostenerlo allo stesso tempo è ciò che rende il loro rapporto così speciale. È un promemoria che anche il detective più devoto ha bisogno di qualcuno con cui tornare a casa. Adriana rappresenta il porto sicuro di Costas, la persona che lo accoglie a braccia aperte dopo una lunga giornata. La loro relazione è un esempio di come l'amore e il rispetto reciproco possano superare qualsiasi ostacolo. Costas è molto più di un semplice poliziesco. È anche una storia di famiglia e dei legami che la uniscono. La serie esplora le dinamiche complesse e spesso tumultuose che si sviluppano all'interno di una famiglia, mostrando come queste relazioni influenzino le vite dei personaggi principali. Non è solo una questione di risolvere crimini, ma anche di affrontare i problemi quotidiani che ogni famiglia deve affrontare. Il cast di supporto è composto da una variegata gamma di personaggi, ognuno dei quali aggiunge il proprio colore al mix. Ogni attore porta una profondità unica al proprio ruolo, rendendo ogni scena ricca di emozioni e significato. La diversità del cast non solo riflette la realtà della società moderna, ma arricchisce anche la narrazione, offrendo una gamma di prospettive e esperienze che rendono la storia più autentica e coinvolgente. C'è Caterina, la figlia di Costas, alle prese con le complessità dell'età adulta con la sua prospettiva unica. La sua lotta per trovare il proprio posto nel mondo e per bilanciare le aspettative della famiglia con i propri sogni e ambizioni è un tema centrale della serie. Caterina rappresenta la nuova generazione, con tutte le sue sfide e opportunità, e la sua storia risuona con chiunque abbia mai cercato di trovare la propria strada nella vita. Poi c'è Petros, il suocero di Costas. Un uomo le cui opinioni all'antica si scontrano spesso con la mentalità più moderna di Costas. Petros rappresenta la vecchia guardia, con valori e credenze che possono sembrare fuori luogo nel mondo di oggi. Tuttavia, la sua saggezza e la sua esperienza sono inestimabili e il suo rapporto con Costas è una fonte di tensione, ma anche di crescita per entrambi. Le loro interazioni offrono uno sguardo affascinante su come le diverse generazioni possono imparare l'una dall'altra. E non dimentichiamoci di Lambros Zizis, il leale ma un po' imbranato partner di Costas, che fornisce momenti di comicità e un sostegno incrollabile in egual misura. Lambros è il cuore comico della serie, ma la sua lealtà e il suo coraggio lo rendono anche un personaggio profondamente amato. Le sue buffonate offrono un sollievo comico,
ma non sminuiscono mai la gravità delle situazioni che il team deve affrontare.